Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, lì sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima e la nostra liturgia ci propone questo brano di Giovanni che è praticamente è collocata nell'ultima Pasqua di Gesù, perché nel Vangelo di Giovanni ci sono tre Pasque raccontate. Questa è l'ultima Pasqua in cui Gesù sale a Gerusalemme e si trova a predicare nel Tempio. Quello che è peculiare in questo brano è il fatto che dei greci si rivolgono a Filippo e Andrea, che sono due apostoli ma di origine greca, perché pongono un quesito essenziale: vogliamo vedere Gesù. E Filippo e Andrea lo portano da Gesù. Noi ci aspetteremmo che questo Gesù che incontra questi greci che desiderano tanto vederlo si mostri, non so, forse più accogliente, come dire, con dei convenevoli. E invece Gesù esordisce proprio con la frase: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Ed è importante anche questo discorso della glorificazione, perché nel Vangelo di Giovanni noi abbiamo dal capitolo 12 fino alla fine del Vangelo il cosiddetto libro della gloria, perché la passione in Giovanni non è qualcosa di negativo o di umiliante, ma è la glorificazione del Figlio dell'uomo. Cioè Gesù si glorifica e viene glorificato proprio in questa passione, in questo suo andare verso la croce. E dà degli insegnamenti, cioè come si fa a seguirlo. Se noi vogliamo vederlo, dove lo possiamo vedere? E allora dice: intanto seguendolo si perde la vita per lui e per il Vangelo, però è anche vero che se noi ci mettiamo al suo servizio, tra virgolette, lui dice che dove sono io, là sarà anche il mio servo. Perché Gesù, quando Giovanni applica a Gesù il termine di servo, non lo sta, come dire, diminuendo o umiliando. Secondo le concezioni dell'Antico Testamento, il servo del re, il servo di Yahweh, era una persona con grandissime qualità e con grandissime prerogative. Quindi se Gesù è il servo, chi serve Gesù e serve con lui, dice il Padre, lo onorerà.
Però è anche vero che Gesù sta andando verso la passione. E allora dice: cosa devo dire? Io sono turbato. Sa quello che lo aspetta. Ed è chiaro che, come dire, ha una sofferenza interiore, questo turbamento interiore. E che devo dire allora, dice Gesù? Salvami da quest'ora. Ma non avrebbe senso, perché lui è venuto proprio perché quest'ora finalmente si compia. Ed è proprio in questo momento in cui lui afferma la sua disponibilità ad affrontare questa ora, che è l'ora definitiva della sua vita, la voce dal cielo che dice: lo glorificherò, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. È un po' come quando durante il battesimo Gesù, Dio apre i cieli e dice: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Nel Vangelo di Giovanni, proprio in questo episodio, dice: io questo mio figlio l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Chiaramente noi non sappiamo in che termini si è svolta proprio questa visione, questa voce, chiaramente. Però qualcuno, la folla, dice il nostro Vangelo, ha sentito qualcosa, un rumore, un qualcosa. E Gesù ha detto: guardate che tutto questo è perché voi crediate che io sono quel figlio dell'uomo o quel servo di Yahweh che sta adempiendo finalmente le scritture ancora una volta. Perché sta compiendo qualcosa di straordinario. Dice Gesù: il principe di questo mondo sarà gettato fuori, cioè ha sconfitto il peccato, chiaramente. E poi la frase che suggella tutto il discorso: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E allora la risposta che possiamo darci dopo la lettura di questo Vangelo, quando vogliamo dire: voglio vedere Gesù, noi sappiamo dove poterlo andare a vedere. Lo vedremo sulla croce innalzato, fino al momento in cui, glorificato dal Padre, scenderà da quella croce e finalmente risusciterà e ci porterà con sé nel suo regno celeste.